La polizia argentina ha sparato proiettili di gomma e usato spray al peperoncino contro i manifestanti che giovedì sera si sono riuniti di fronte al Parlamento di Buenos Aires per protestare contro il piano di riforme globali proposte dal presidente Javier Milei, che vuole attuare una totale deregolamentazione dell'economia del paese per combattere l'inflazione che ha avuto un'impennata nel 2023 a oltre il 211%. L'Assemblea legislativa argentina sta discutendo la bozza che riguarda anche i settori di privatizzazione e spesa pubblica.